Racchiusa tra la dolcezza delle sue spiagge e l'imponenza dei promontori, Finale Ligure sorprende per la bellezza del borgo. C'è tutto il profumo del pesce fresco del nostro mare nel piatto che ci propone oggi lo chef Martino Beltrame. Ho scelto per voi delle linguine col sugo di triglia. Gli ingredienti sono semplici, sono nostri, arriva dal nostro mare questa triglia, dell'aglio di Vessalico, delle olive nostrane, dei capperi di Borgia Verezzi e del sugo di pomodoro e dell'olio di oliva extravergine del nostro che non può mai mancare. Come si prepara questo piatto? La preparazione è semplice, bisogna innanzitutto pulire con accuratezza il pesce, togliere le spine, eliminare tutte le squame dal pesce, poi si mette a soffriggere un pochino di olio del nostro, un pochino di vino, capperi, olive, un pochino di pomodoro. Quando il tutto comincia a soffriggere si inseriscono i filetti di triglia puliti. Nel momento in cui prepariamo questo, mettiamo a cuocere della pasta in acqua salata. Qualche minuto prima che sia cotta, togliamo la pasta e finiamo la cottura all'interno del nostro pentolino. E per chi non è pratico nel sfilettare il pesce? Io consiglio di rivolgersi alle pescherie. Non fatevi buttare tutto il resto dello scarto che servirà per il brodo. Intanto ci ha raggiunto il nostro sommelier AIS Alessio Di Roccia, che ci propone il vino giusto da abbinare a queste linguine. Proponiamo una Lumassina, qui siamo nel uno dei vitigni autoctoni della nostra regione, siamo nelle colline savonesi, in particolare nella zona di Spotorno, e si presenta con un bellissimo colore giallo paglierino brillante, mentre in bocca una piacevole freschezza e sapidità. Gli andiamo ad esaltare le caratteristiche del piatto proposto oggi, creando così una perfetta unione.